Ieri Ardesio ha salutato e ringraziato le sue suore. Dopo 115 anni di presenza, anche le due ultime religiose lasciano la comunità. Si tratta di Suor Vincenza Magnetti, animatrice della Casa di Riposo Filisetti, e Suor Piera Salvi, animatrice della Catechesi e dei gruppi parrocchiali, entrambe suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. Nel servizio alcuni momenti della cerimonia con le parole di Giovanni Bigoni, del Consiglio Pastorale e del parroco Don Guglielmo Capitanio. Non si vuole essere riduttivi se in breve commento descriviamo l'intenso impegno svolto dalle suore, incominciando fin dai primi anni del loro insediamento, nell'aiutare i più bisognosi nella povertà che a quel tempo esisteva. A seguire, all'animazione nell'oratorio femminile con le varie attività educative e di laboratorio, alla crescita spirituale con la catechesi e gli incontri personali con le ragazze che lo frequentavano, alla conduzione dell'asilo dove i nostri bambini trovavano guide sicure che con amore materno li accudivano, al servizio nella carità e nell'assistenza fisica e spirituale degli ammalati dell'infermeria Filisetti, nella collaborazione con i presbiteri per un'animazione sempre più viva delle celebrazioni liturgiche solenni e non, perché fossero segni efficaci per una maturazione più consapevole del cammino cristiano. Impossibile elencare il bene che è stato profuso con il susseguirsi degli anni dalle suore che con grande riconoscenza tutti portiamo nel nostro cuore. Oggi ci troviamo a ringraziare il Signore per questo dono che la nostra comunità ha avuto e lo vogliamo pregare affinché faccia nascere nuove vocazioni religiose e poter un domani beneficiare ancora di questo prezioso supporto al nostro cammino personale e comunitario. 200 anni fa le suore non erano così numerose come sono state all'inizio di questo secolo. Ogni periodo della Chiesa ha dei segni straordinari. Le suore della carità hanno avuto nel secolo scorso, dopo il 1880, un grande sviluppo, arrivato in tutte le parti del mondo, raggiungendo anche i 6-7 mila suore. A un certo punto, per situazioni particolari che voi conoscete, si sono ridimensionate, ma non soltanto loro, anche altri istituti religiosi, e il tempo cammina, il Signore è più furbo di noi, diciamo, è più provvidente, fa camminare la storia e lascia dei segni meravigliosi nella storia. Uno di questi segni è proprio guardando, scorrendo quel fascicolo che noi abbiamo ricevuto in casa, sulla storia delle suore Ardesio, ecco, in questo fascicolo manifesta come Dio è stato generoso attraverso tante figure di suore. Che cosa sono venuti a fare? Sono venuti a servire i ragazzi, i piccoli, attraverso l'iniziativa dell'asilo, e poi hanno aperto il loro cuore a tutte le famiglie, tutte le necessità che ci sono in una comunità, una buona parola, la catechesi, la liturgia. Hanno dato il meglio di se stessi affinché ha potuto. Purtroppo le vocazioni, quei tempi cambiano, le situazioni cambiano e sono state costrette appunto a chiudere questo capitolo meraviglioso.